tutti, ben ritrovati. 12 e 32 minuti in questo istante, venerdì 5 marzo, una nuova puntata di Good Morning Milano, come sempre qui per raccontarvi i fatti principali di Milano e città metropolitana in compagnia di coloro che fanno grande la nostra città. Apriamo come sempre con il livello di inquinamento atmosferico in tempo reale sulla nostra città. Arianna, il vaso di Wise Air, lo vedete posizionato anche sul terrazzo della nostra redazione, ha un sensore e può respirare l'aria di Milano. In questo momento le 100 Arianne installate sui balconi della nostra città ci danno un livello di 24 microgrammi per metro cubo. Vedete il livello giallo, allerta, ma ancora aria respirabile, quindi siamo ben sotto i livelli molto molto alti delle scorse settimane. Per fortuna l'aria su Milano torna respirabile. Oggi è venerdì e come tutti i venerdì è il momento di parlare della settimana digitale che verrà. Lo facciamo sempre in compagnia del massimo esperto del settore, un facilitatore, un produttore di eventi, quando gli eventi si potevano fare dal vivo, adesso li produce digitali, vero o no Andrea? Buongiorno Andrea Romoli. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Grazie, eccoci mille, qua, Andrea, di essere collegato con noi. Presenti, grazie a te, grazie per, come sempre, per l'opportunità. Allora, diciamo, allora io direi vai. Che possiamo partire subito, lunedì. Inizia 5 giorni fino a venerdì 14 marzo il terzo appuntamento della Digital Talent Week. È un programma annuale di fiere digitali del lavoro, per cui per chi sta cercando lavoro, per chi vuole cambiare, senz'altro un'opportunità per laureati, laureandi e professionisti specializzati nelle discipline STEM. E appunto per quanto riguarda queste materie tecnologiche scientifiche, per potersi appunto, per poter eventualmente cambiare opportunità professionali. Un altro evento che vi segnalo, sempre l'8 marzo, che ricordiamoci è la giornata internazionale della donna, è il Digital Bench, che è una piattaforma digitale fondata da Caterina Schiappa, che lancia il suo canale Happy Talks, condotto da Giuliana Ubertini, con un viaggio nel colore e nella consapevolezza contro la violenza e la parità di genere, per cui molto attuale e molto interessante, senza ombra di dubbio. Poi potrete vedere appunto tutto in dettaglio sul sito di Startup Italia, la giornata di lunedì, potete ben immaginare, essendo la giornata mondiale, la giornata internazionale della donna, ha tutti eventi che riguardano le imprenditrici, ecco. Martedì vi segnalo un altro evento alle 18 che si chiama Higge, in funzione come Higge. Higge presenta un personal branding coach in collaborazione con Stefano Saladino e appunto tramite esercitazioni, riflessioni e stimoli abbiamo delle sequenze di piccoli passi che conducono direttamente allo scopo del workshop, che è quello appunto di creare le basi del personal branding. Mercoledì 10 vi segnalo la quarta edizione degli Innovation Talks dell'Università LUMSA. Sono degli incontri settimanali in lingua inglese e in questo caso lo speaker sarà Luigi Vassal, che è COO dei Digital Transformation, che parlerà appunto della Digital Transformation per quanto riguarda l'industria dell'insurance. Ovviamente, come ho detto, è tutto il talk, è tutto in inglese. Dunque, giovedì sì. C'è un evento che mi vede coinvolto direttamente, è un evento che riguarda le microstrutture. Le microstrutture sono appunto delle strutture molto semplici da utilizzare, che permettono appunto di fare del brainstorming. In questo caso andremo a vedere una microstruttura che si chiama 10x10, che coinvolge rapidamente tutti i partecipanti nella generazione di materiale scritto, che può poi essere utilizzato in una varietà di modi. Insieme a me a facilitare l'evento ci sarà appunto il mio socio Fabrizio Faracco. Un altro format, un altro evento che vi segnalo sempre giovedì, è fatto organizzato dall'associazione no profit Fuzzy Brains, è un nuovo format che si chiama Role Mode Stories, e ogni mese verranno intervistate delle persone, sia donne che uomini,
innovativi nel settore tecnologico. In questo caso ospite della serata è Matteo Benci, che è un membro attivissimo organizzatore della community di Python, quindi c'è proprio un evento rivolto ai developer. Venerdì vi segnalo il Winter Digital Fridays, sono degli appuntamenti formati dal Club del Sole Digital Lab, e ci sarà appunto un talk in cui vedrà confrontarsi Michela Marzori, che è CEO e specialist, con Michelangelo Aquino e Federico Giannini, che sono due growth hackers. Per cui senz'altro molto interessante come tema, sia per quanto riguarda la SEO che come per quello che riguarda il growth hacking. E poi chiudo sabato, sì, con un evento organizzato da Tocket, che si chiama Italian Startup Network. È un evento giusto per tutti gli startup e aspiranti tali che hanno voglia di conoscere altri innovatori come loro. Ci sarà quindi tanto network in tante stanze, tutto in formato digitale online. Ecco, ricordiamo Andrea dove possiamo trovare però tutta la lista degli eventi da non perdere? Sul sito di Startup Italia, sarà online oggi in giornata. Va bene, Andrea, allora ti ringrazio tantissimo, buon grazie weekend a voi. E ci vediamo settimana prossima. Ciao, alla prossima, grazie. Grazie ciao. Mille, grazie mille ad Andrea Romoli. Prima di andare avanti nella nostra puntata, lo sapete, nella seconda parte di trasmissione parleremo di un tema molto importante, che è quello di tutti coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo, che troppo spesso vengono magari tenuti anche a disparte, perché è quel mondo dove noi altri invece ci andiamo a divertire, però insomma ci sono intere famiglie che stanno soffrendo in questo intero anno ormai di chiusura, che ha visto ormai l'ultimo concerto più di un anno fa. Ma ne parleremo bene nella seconda parte, insieme al direttore creativo di Arci Bellezza. Prima però Milano News e Good Morning Milano cercano di seguire anche l'attualità. E notizia di qualche giorno fa, che la famosa linea Milano-Mortara, che doveva essere raddoppiata, no? La Milano-Mortara è ancora una linea a unico binario, doveva essere raddoppiata, non avrà questo raddoppio. Regione Lombardia o chi, adesso cercheremo di capire meglio come mai non si arriverà a questo, e lo facciamo grazie a un collegamento telefonico che abbiamo qui con noi, che torna a trovarci. Sto parlando di Franco Aggio, presidente di Mimoal, che è appunto l'associazione dei pendolari sulla Milano-Mortara Alessandria. Buongiorno Franco. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie mille per essere collegato di nuovo con noi. Ahimè, ogni volta ci colleghiamo quando ci sono brutte notizie. L'ultima appunto è la mancata, sdoppiamento, diciamo, non ci sarà più questo sdoppiamento sulla Milano-Mortara. Cosa è successo e come mai? Allora, su come mai non lo sappiamo, su cosa è successo è molto semplice. RFI tutti gli anni fa uscire un documento, che è il piano commerciale della rete, in cui sono inserite tutte le opere di potenziamento infrastrutturale previste nel corso di validità del piano, cioè 4-5 anni. Vuol dire che tutte le opere che sono ricomprese in quel piano saranno sicuramente costruite o iniziate a costruire, saranno iniziate la costruzione nel piano di vigenza. Le opere che non sono lì in quell'arco temporale non sono previste. La raddoppio Alberate Mortara in questa edizione del piano commerciale della rete non è inserito, nonostante tutte le rassicurazioni che c'erano state fatte da Regione Lombardia, l'opera non è stata inserita. La cosa che ci fa specie è che il 29 ottobre l'amministratore delegato di RFI in commissione trasporti in Regione Lombardia aveva ripetutamente chiesto a Regione Lombardia di fare richiesta formale per l'inserimento dell'opera, così che RFI potesse cominciare a riprogettare l'opera. Cosa che doveva essere fatta entro il 4 dicembre 2020, evidentemente o non è stata fatta la richiesta formale da parte di Regione, o è stata fatta in ritardo. Franco, scusa se ti interrompo. Fammi capire quindi, cioè RFI, colei che fisicamente, no, diciamo, mette giù i binari, pensa alle varie tratte e a come gestire poi le tratte sul nostro territorio, dice poi però che questo lavoro è da fare, serve, è un lavoro importante, però poi questa richiesta si perde nel,
nel mentre, giusto? Diciamo che RFI chiede la richiesta, chiede alla regione di fare una richiesta formale, perché solo con la richiesta formale RFI può ricominciare a, diciamo così, lavorare sul progetto dell'opera. Senza richiesta formale RFI non può fare niente. Questo è il concetto che ha espresso Chiarissimo, l'amministratore delegato di RFI. Il chiarissimo. Allora, 29 Franco, ottobre. io ti ringrazio per averci spiegato un po' meglio appunto quello che è successo e ricordiamo però perché è fondamentale secondo voi quest'opera? È un'opera fondamentale perché va in linea che è importante perché fa 46 treni al giorno e porta 20.000 persone al giorno e soprattutto ogni treno ha una media di 435 viaggiatori al giorno. Quindi vuol dire che ci saranno treni anche dall'800-900 durante il corso della giornata. Il raddoppio è stato fatto parzialmente per circa metà, poco meno di metà della linea, cioè da Milano ad Albairate. E manca il pezzo conclusivo da Albairate a Mortara. Quindi è un'infrastruttura necessaria per sopportare i volumi di traffico, altrimenti avremo sempre ritardi, impossibilità di potenziare il numero dei treni in circolazione e chiaramente lo sviluppo ferroviario del servizio ferroviario rimarrebbe monco e soprattutto anche per il territorio un servizio ferroviario efficiente. Sarebbe utile perché avrebbe un ritorno economico anche per il territorio, sia attività economiche, sia, diciamo così, attrattivo per eventuali nuove residenze nei comuni dell'asta ferroviaria. Quindi è una cosa importante che darà dei benefici anche in altri settori. Chiarissimo. Franco, come sempre, Milano News è al vostro fianco. Per quello che possiamo fare, cerchiamo di far arrivare la vostra voce il più in alto, il più lontano possibile. Davvero, grazie mille e speriamo di che questa situazione si risolva in fretta e nelle maniere giuste anche. Grazie a lei e grazie agli ascoltatori. Grazie mille a Franco Maggio, presidente di Mimoal. Grazie mille, davvero. Andiamo avanti perché è il momento delle foche. Le foche parlanti, lo sapete, questo trio di poetesse che ci intrattengono in ogni puntata, o meglio, ci fanno stare in un momento di riflessione, di pausa, quella giusta pausa da prendersi in mezzo alla giornata. Anche quest'oggi sono qui con noi. Quest'oggi è il turno di Francesca con l'incursione poetica di oggi delle foche parlanti. Per mille anni, in mille città, siamo vissute dentro immagini sognate da altri. Siamo state accenditrici di lumi nelle case, sostitutrici di lampadine negli appartamenti, filatrici di lana nelle tende, tessitrici di tela nelle case di campagna e lavoranti di nylon nelle fabbriche. Siamo sempre state le lavapavimenti, le prepara marmellate, le genera bambini e le canta ninne nanne. Eppure la nostra anonimità era dappertutto. E i nostri nomi sono sempre stati scritti nel vento, affissi solo sull'aria. Ora i venti soffiano via le vecchie immagini dalle pagine della mente, e noi non siamo più il volto nel ritratto, ma la mano che fa il ritratto. Noi non siamo più il canto acquoso sopra le acque del vento, ma la sorgente delle acque che rifluiscono nelle acque. Le nostre voci sono guarite dalla febbre del silenzio, esse portano dalle acque la salubrità del mattino. Noi stiamo tracciando avventure alla luce del futuro, noi stiamo incidendo i nostri nomi nella foresta di pietra del tempo. Donne, una poesia di Miriam Weddington, in avvicinamento all'8 marzo. Grazie mille alle foche parlanti, grazie mille davvero in questa piccola marcia d'avvicinamento all'8 marzo, perché così se ne possa parlare sempre, non solo appunto l'8 marzo, di tutte queste questioni legate appunto alle donne, ma noi comunque lunedì appunto avremo una puntata dedicata appositamente alla giornata internazionale delle donne che è l'8 marzo. Andiamo avanti, passiamo appunto all'ospite di giornata, ve lo dicevo prima, parliamo di un mondo, quello del divertimento, io lo chiamerei anzi, che per noi è un mondo dove tutto è bello e felice, ma dove delle persone giustamente ci lavorano, dove delle persone fanno in modo che noi ci si possa divertire con gli spettacoli, con la musica, e da un anno queste persone sono senza lavoro. E allora ne parliamo con Alberto Molteni, direttore artistico dell'Arcibellezza. Buongiorno Alberto e benvenuto su Good Morning Milano. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, dicevo appunto, è un mondo quello del, voi lo chiamate anche clubbing, oppure comunque degli eventi dal vivo, della musica dal vivo, dei live.
dove noi, persone comuni, veniamo, ci divertiamo, ci beviamo qualcosa e torniamo a casa belli, contenti e felici, dove si fa fatica solo se ci si diverte perché si balla. È un mondo invece dove voi fate fatica e lo fate tutti i giorni o meno, tutte le sere lo facevate perché ci lavorate. Da un anno però qualcosa è cambiato. E avete fatto una bellissima iniziativa, partiamo dal fondo, poi torneremo indietro. Un'iniziativa molto interessante, l'avete chiamata L'Ultimo Concerto. Raccontaci un po', facevate parte voi e tante altre realtà milanesi e non solo, ma raccontaci un po' come nasce e che cos'è L'Ultimo Concerto. Sì, allora, Ultimo Concerto è stata è un'iniziativa che è partita nell'organizzazione qualche settimana fa, qualche tempo fa, sostanzialmente con l'adesione, con l'organizzazione in realtà di Assomusica, Arci e Keep On Live, che sono, diciamo, tre tra le principali associazioni, rappresentanze, reti legate al mondo della live, degli eventi e della musica dal vivo, hanno sostanzialmente creato questa che è stata in realtà poi alla fine anche un po' una grande provocazione, una grande manifestazione tutta in digitale, in cui sono confluite 130 realtà a livello di club, a livello di, diciamo, palchi, a livello di venue, location, con altrettanti musicisti, band complessi, sempre d'Italia, con tantissimi grandi nomi, penso a Zen Circus, Elio Restore Tese, Pinguini Tattici Nucleari, Fast Animals as Slow Kids, insomma, Ligabue, cioè, di tutto c'era, cioè, a livello musicale, su appunto 130 palchi da tutta Italia. Noi, come Arci Bellezza, eravamo uno di questi. In poche parole, noi eravamo tutti pronti per vedere appunto quest'ultimo concerto, tutti collegati, scegliendo il proprio artista preferito dalla propria location preferita, ma qualcosa è andato storto, no, qualcosa invece non poteva andare. Sì, nel senso che ormai lo possiamo, non c'è più il rischio di spoilerarlo, nel senso che in realtà appunto è stato proprio bello, anche come questo che era in realtà un segreto conservato e conosciuto solo dagli addetti ai lavori e dalle band, non sia uscito, nel senso che c'è sempre il rischio, comunque se pensiamo a quanta gente ci sta dietro, siamo anzi qui a parlare di questo, quanta gente sta dietro a un'organizzazione di un evento che sia anche come questo in streaming. C'era il rischio che qualcuno che uscisse comunque, che cosa sarebbe all'effettivo successo quella sera, invece non è uscito, questo secondo me è peraltro un altro gran bel Complimenti davvero, sì. dettaglio della cosa, quindi senza, non possiamo, non lo spoileriamo più, tanto ormai è già successo. In sostanza, quello che si andava poi concretamente a vedere entrando sul sito di Ultimo Concerto, selezionando l'artista e la location di riferimento, tutti in contemporanea lo scorso sabato alle 21, era in realtà semplicemente la preparazione, il racconto di cosa sta dietro alla preparazione di un concerto. Quindi, in sostanza, andiamo a vedere l'artista che arriva, monta, fa il soundcheck, si prepara, si trucca, si sistema, si scaricano gli strumenti, si prepara tutto quello che serve, però in realtà la musica non inizia, anzi i video erano contraddistinti da un silenzio clamoroso, ecco. Quindi insomma, con poi il grande impatto anche sulle persone che magari giustamente ormai abituate in questo mood più o meno giusto di fruire di contenuti in digitale, magari qualcuno dice: io mi sono tenuto libero per quella sera, volevo vedermi il concerto della mia band. Ah, quindi insomma, Invece niente concerto. l'idea di Ultimo Concerto in questo momento è stata assolutamente centrata, una Il bellissima problema idea. è che appunto se io mi sono tenuto libero una sera per vedere la band preferita e non ho visto il concerto, voi siete liberi ormai da quante sere? Noi ormai sì, abbiamo lì, era in concomitanza in realtà con un anno esatto, tendenzialmente poi con alti e bassi, piccole riaperture con limitazioni, però diciamo era in concomitanza da un anno esatto, perché comunque il 22 febbraio, almeno nel nostro caso, è stata l'ultima serata che si è potuta fare già con le paure, ma senza ancora formalizzazione, perché poi la zona rossa scattò il 7-8 marzo.
la settimana precedente, quella del Carnevale, l'anno scorso, quindi il 22 febbraio fu l'ultima serata, erano i giorni in cui si iniziava a parlare del paziente zero, di insomma di ecco, Alberto, ricordiamo una cosa, noi non stiamo parlando però appunto, quando si parla di queste cose, vabbè, ma è divertimento, cioè per noi che ne fruiamo appunto, volendo potremmo quasi farne a meno, sembrerebbe, quando poi invece abbiamo dimostrato come è molto difficile farne a meno. Ma se noi possiamo in qualche maniera, magari appunto andandoci a rivedere vecchi video, calmare la nostra sete di nostalgia del nostro artista preferito, per chi ci lavora invece è molto più complicato. Come sta andando? Quali sono le situazioni al momento e quali sono soprattutto le vostre richieste, che non credo siano così trascendentali, soprattutto non è che non riconoscete il fatto che siamo in un momento speciale e critico? Sì, bella domanda. Chiaramente la situazione è comune a tutti, quindi io parlo un po' in rappresentanza di quella che è la nostra realtà, sicuramente una realtà ancora viva, ancora si lotta, ognuno con le sue forme. Noi abbiamo deciso in particolare di sfruttare comunque il digitale, di mantenere comunque viva quella che è la nostra proposta, quindi ne accennavamo. E come funziona? Voi siete storici nella città di Milano, per essere uno di quei luoghi dove qualsiasi giorno della settimana finivo dentro l'Arci Bellezza, trovavo qualcosa da vedere, da ascoltare, da fare, cioè... Assolutamente sì, dal mondo dei libri, tutti i lunedì con i libri o il cinema, il martedì il jazz, i corsi, di quasi 18 o 20 corsi c'erano quest'anno in programmazione, il mercato biologico, appunto libri, jazz, teatro, tutte le domeniche in doppia replica con tutte le arti performative, giovedì, venerdì e sabato concerti, in più tutta la parte di ristorazione tradizionale con il giardino esterno, quindi insomma una bella macchina con tante cose, tante anime all'interno. E la nostra idea, con la solita anche un po' testardaggine, è stata di non fermarci, portare queste proposte in digitale, chiaramente ripensandole in una chiave in cui potessero essere declinate, ma comunque nel caso dei concerti con dei video, delle piccole session acustiche che stiamo ospitando in particolare nello spazio della Palestra Visconti, un altro posto storico che è proprio nel nostro basement, nel nostro seminterrato, c'è una Palestra Visconti dove hanno girato un film così qualunque come Rocco e i suoi fratelli, per intenderci, e noi ci facciamo i video degli artisti. Quindi è comunque molto bello, sì, ci permette di andare avanti, di vivere, magari se a qualcuno piacciono i contenuti e lo segnalo, faccio un po' di marketing, c'è la nostra appunto campagna di crowdfunding dove potete seguirci, sera alle 21, vedere questi contenuti sui nostri social, Arci Bellezza, sul nostro sito, e se vi piacciono, come sono sicuro, donare qualcosa per sostenerci. Ecco, la vostra è una realtà, siete vivi e lottate insieme a noi, ma la lotta, diciamo, fa anche parte del DNA un po' di Arci Bellezza, no? Diciamocelo. Sì, quindi forse voi eravate un po' più preparati rispetto ad altri, mi viene da dire. Invece, ahimè, senza sorridere, altri non ce l'hanno fatta, però proprio nel senso che molte sono le realtà milanesi che ci stanno lasciando pian pianino, che stanno chiudendo, alcuni anche in questi giorni, giusto? Vuoi magari ricordare qualcuno, visto che tu sei un po' più dentro dell'ambiente? Sì, questo assolutamente è la parte drammatica in tutto questo, stando oltre alla mancanza di una certa prospettiva, oltre alla mancanza di certezze, perché comunque al di là di tutto sono veramente molto molto poche le certezze, se non il fatto che si sa ben poco, quella è l'unica certezza purtroppo. La parte drammatica sta anche proprio nel fatto che alcune realtà sono, appunto, hanno chiuso ormai definitivamente, penso ormai in tempi, cioè proprio recentissimamente, pochi giorni fa, lo spazio Ligera, spazio storico che aveva dato una, proprio veramente una, ha fatto la storia di quella via, che via Padova, dove era un punto di riferimento in quella zona, penso all'Oibò, i nostri vicini in Porta Romana, penso al Serraglio, sulla zona di Lambrate, quindi tutto comunque un mondo di, tendenzialmente peraltro sempre circoli, dal mondo Arci al mondo Axi, che ospitavano anche loro
proposte, soprattutto sulla concertistica, in questo caso concertistica e clubbing, tutta la settimana, 7 giorni su 7. Quindi ovviamente ci sarà un tema di cui pagheremo poi le conseguenze probabilmente quando si potrà ripartire, ovvero la mancanza anche di spazi, piuttosto che di figure che nel frattempo hanno cambiato vita. Avete fatto con l'ultimo concerto, torniamo, siamo quasi in chiusura, però tornerei appunto quindi a chiudere il cerchio, parlando appunto di ultimo concerto, avete fatto proprio delle richieste, però anche avete fatto una sorta proprio di domande a chi di dovere. Assolutamente sì, con l'ultimo concerto sono state fatte, è stato esposto un manifesto. Intanto Alberto, lo dite che abbiamo messo nei commenti, abbiamo messo il link alla vostra campagna di crowdfunding, così che si possa dare una mano anche alla Cibellezza e usufruire anche di questi bellissimi contenuti che state facendo. Scusami Alberto, prego, vai pure avanti. Assolutamente sì, con l'ultimo concerto sono state fatte le richieste in realtà anche piuttosto concrete, partendo poi da questa mossa, da questa attività sono state fatte le richieste. Forse per coincidenza, forse perché è veramente stata quella la scintilla, sembrano quasi praticamente essere state accettate in concomitanza, nel senso che appunto è una cosa anche questa di pochi giorni fa, quindi pochi giorni successiva all'evento ultimo concerto. Ministro Franceschini ha diciamo dato una nuova diciamo è stata rilasciata una novità su un nuovo budget sbloccato per dei ristori e soprattutto sul riconoscimento dello status di live club. Quindi assolutamente per la prima volta il termine live club, a cui Ultimo Concerto fa direttamente riferimento, perché oltre ai 130 artisti ci sono 130 live club, in maniera così, così tecnica, quindi non solo le discoteche, non solo i teatri e i cinema, ma esiste effettivamente, è riconosciuto lo status di live club. Status ovviamente in questo momento penalizzato dalla situazione, quindi che ha diritto a ristori e a delle condizioni anche per il futuro probabilmente più favorevoli e utili per incentivi, ad esempio. Giusto, perché giusto, no, Alberto, adesso bisogna aiutare diciamo a rimanere a galla, ma poi bisogna anche aiutare dopo a risalire invece. Sì. Perché non si può poi pensare dal giorno dopo che ritorni tutto come prima, bisogna aiutare questi movimenti, questi live club appunto a tornare a poter poi sostenersi da soli sulle proprie gambe. Assolutamente sì, assolutamente sì, infatti proprio per quello anche prima già facevo riferimento al fatto che il rischio altrimenti è di pagarne le conseguenze in una fase successiva, perché va bene, adesso possiamo anche potenzialmente vederne la fine, incrociamo le dita, lo diciamo sempre a bassa voce, però possiamo pensare di ipotizzare di vedere una fine con i vaccini, con tutte le altre varie misure che ci possono essere più o meno a lungo termine, però vediamo poi nel concreto cosa resta. Perfetto, allora Alberto, io ti ringrazio tantissimo davvero per il tuo collegamento, per averci raccontato questo mondo che troppo spesso magari usiamo e non conosciamo, quindi è giusto invece che diventiamo parte anche attiva e proattiva nel difendere questo mondo che tanto ci piace, perché poi vogliamo avere anche noi i nostri live, le nostre serate dal vivo e la nostra musica. Quindi grazie Alberto, porta i saluti e i complimenti a tutto quanto lo staff dell'Arci Bellezza e a tutte le altre realtà che stanno lottando insieme a voi. Grazie a voi. Grazie mille davvero ad Alberto Molteni, direttore artistico dell'Arci Bellezza. Grazie mille Alberto, grazie mille davvero, grazie mille. Siamo quasi in chiusura, però prima io ho da dirvi qualcosa, sì, perché lo sapete, miei carissimi milanesi, complimenti. Miei carissimi milanesi, complimenti, alla fine ci siamo riusciti. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo mandato, come si dice da queste parti, tutto in vacca. Eh sì. A solo un anno di distanza da quando siamo stati i primi a doverci chiudere in casa, tra i primi a fare le code per lo lievito, tra i primi a vedere chiudere i propri negozi e tra i primi a contare i morti, ci siamo riusciti. Abbiamo vanificato tutto quanto. Da oggi siamo zona arancione scuro o rinforzato, che poi non so neanche bene che colore sia il rinforzato, l'arancione rinforzato, ma è molto milanese, ci pensate, perché ricorda il nome di un cocktail. Voi l'ho sbagliato? No, grazie, un rinforzato. Miei carissimi milanesi, la nostra efficienza è stata tale anche questa volta e con velocità da record siamo riusciti a cancellare tutti gli sforzi di un anno e a ritrovarci sull'orlo di una zona rossa e conseguente lockdown che non tarderanno ad arrivare.
È facile dare la colpa ai politici, ai giovani, alle scuole, perché sì, è tutta colpa loro. Noi nel weekend eravamo semplicemente ad affollare le rive del lago di Como, a fare la festa di compleanno della bimba, sul Ticino a goderci i primi raggi di un sole tiepido che ci ricorda anche che il bel tempo arriva sempre sincronizzato con un lockdown. Tutta colpa loro, di quelli che ci governano, che a guardare bene effettivamente poi non è così facile difendere, ma a chiederci siamo davvero... Noi davvero abbiamo fatto tutto e stiamo facendo tutto il necessario ed il massimo per salvarci? Miei carissimi milanesi, sogniamo tutti il ritorno alla normalità, quella stessa normalità che però fino a 24 mesi fa maledicevamo e odiavamo. Ora ci sembra la cosa più preziosa. Ma forse questo malessere verso le normalità passate non deriva dall'essere noi stessi protagonisti delle nostre normalità? Miei carissimi milanesi, complimenti, ci siamo riusciti. Abbiamo mandato anche questa volta tutto in vacca. Grazie mille, arrivederci, a presto.